Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Su richiesta delle opposizioni, il Consiglio regionale si è riunito in sessione straordinaria sull'ospedale oftalmico di Torino. L'Assemblea ha bocciato due ordini del giorno, rispettivamente di Forza Italia e Scelta Civica, che chiedevano di non smembrare il nosocomio. In occasione della 65ª giornata nazionale, che si celebra l'11 ottobre, l'Assemblea ha inoltre ricordato le morti bianche in Piemonte, con la lettura dei nomi delle vittime e un minuto di silenzio. Un estratto dell'intervento del Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus. Incidenti e morti bianche sono ancora una dolorosa presenza nelle cronache locali e per questo occorre insistere affinché si realizzi pienamente l'osservanza di tutte le tutele per garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori. Il Consiglio ha poi iniziato l'esame del disegno di legge di riordino delle province. Il provvedimento prevede il ritorno in capo alla Regione di alcune materie come l'agricoltura, la formazione professionale e le politiche sul lavoro. Davide Gariglio, Partito Democratico. Piemonte sarà diviso in quattro per creare efficienza nella pubblica amministrazione, per ridurre i costi dei servizi che non vanno ai cittadini. Invece che esserci un consiglio provinciale per ogni provincia, ne avremo uno per le quattro province. Quindi i servizi centrali saranno in un unico polo, ma i servizi sui cittadini non verranno assolutamente delocalizzati. Gianluca Vignale, Forza Italia. I cittadini devono sapere che le province esistono ancora, però esiste una modifica costituzionale che dovrebbe cancellarle. Cosa fa la Regione Piemonte? Ce le ha fatte rinascere, prevedendo già quattro ambiti sovraregionali che sostanzialmente saranno le nuove quattro province piemontesi. Si è aperta a Palazzo Lascaris con la giornata formativa per insegnanti la 35ª edizione del progetto di storia contemporanea bandito dal Comitato Regionale Resistente Costituzione. Tra le novità di questa edizione, la possibilità di utilizzo delle tecnologie digitali. È aperta fino all'8 novembre al Museo Leone di Vercelli la mostra L'Alba delle Autonomie, 11 volumi originali di statuti medievali introdotti da 10 pannelli esplicativi e da un video che ne illustrano l'importanza storica. Gabriele Molinari, ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Per me è un doppio piacere, una doppia soddisfazione, da un lato che il Consiglio regionale esporti da Torino una mostra che riguarda il Piemonte e la sua storia, e dall'altro da vercellese gratificante il fatto che questo avvenga nella mia città. A 50 anni dalla morte di Arrigo Frusta, uno dei primi e più importanti sceneggiatori del cinema muto italiano, il Consiglio con il Museo del Cinema e il Centro Studi Piemontesi ne omaggia la memoria con un'esposizione nella Biblioteca della Regione fino al 22 novembre. Stupire, incuriosire e coinvolgere il pubblico attraverso le opere artistiche è l'obiettivo della mostra I Bianchi per Caso raccontano, fino al 10 novembre all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.